non poteva mancare pianetaempoli.it annualmente, ormai è la terza edizione che affianchiamo il torneo dell'oratorio in questa 23esima edizione, e io sono in compagnia del proposto di Empoli, Don Guido Engels, e in questa intervista però andiamo a mischiare le carte, perché inevitabilmente non possiamo non parlare anche dell'Empoli Calcio, visto che è notizia delle ultime ore, tra l'altro battuta in primis proprio da pianetaempoli.it, che è coinvolto in quello che sarà, in quella che sarà l'evento estivo della presentazione degli azzurri. Allora, iniziamo, Don Guido, proprio da questo discorso, che è proprio delle ultime ore: tifosi dell'Empoli, gli sportivi empolesi che seguono assiduamente e in maniera quotidiana il nostro sito, sanno che il 25 di luglio, giovedì 25 luglio, l'Empoli si presenterà in Piazza delle Leoni e lo farà omaggiando, come non accadeva da qualche anno, la bellissima facciata della collegiata di Empoli. Sappiamo che c'è anche, diciamo così, la grande collaborazione di Don Guido Engels in tutto questo. Sono stati bravi a fare questa scelta, perché è il simbolo stesso della squadra, è la facciata della collegiata. Loro me l'hanno chiesto, io lì per lì li ho anche un po' tenuti in sospeso, però era naturale che ci fosse questo sfondo significativo della presentazione, anche perché è una squadra che è stata seguita e da alcuni sacerdoti anche qui di Empoli. Mi ricordo bene Don Alessandro Tucci, tante volte li ha invitato tutta la squadra a mangiare, a partecipare anche alla messa su a Corniola, ci andavo anch'io, poi anche Don Enrico Giachetti di Spicchio, quindi questo legame tra sport e chiesa. Don Enrico, che è un grande tifoso dell'Empoli. Davvero, davvero, davvero. Ecco, Don Guido, naturalmente adesso c'è da vedere, bisogna che i tifosi azzurri, che gli sportivi in un certo senso vadano il 25 luglio a rendere omaggio anche a questa scelta della società, perché ci dovrà essere il pubblico delle grandi occasioni. Sì, senza dubbio. Purtroppo sarò in Brasile a partecipare alla giornata mondiale della gioventù, anche se non sono più giovane, ma hanno bisogno di me, così mi dicono. Bene, invito davvero tutti a partecipare a questo evento. Pianetaempoli comunque arriva anche in Brasile, quindi potrai naturalmente vedere quasi in diretto, poche ore, con qualche ora di differita magari, le immagini di quella che sarà l'evento, noi ci auguriamo, l'evento dell'estate, un Empoli che si è davvero notevolmente avvicinato ai tifosi, tifosi che si stanno ulteriormente riavvicinando sempre di più ai colori azzurri. Chiuso questo capitolo, questa chiosa doverosa iniziale legata comunque sempre all'Empoli Calcio, non possiamo non parlare di questo evento del torneo dell'oratorio, che sta coinvolgendo sempre più giovani, e quest'anno c'erano squadre che arrivavano da fuori, anche da fuori provincia, addirittura in finale nell'over 18, categoria più importante di questa manifestazione, ci è arrivata una squadra di Scandicci che ci teneva a vincere, anche se poi ha vinto il Bertos, che è una squadra nostrana. Sì, questo, diciamo, la risonanza che sempre più ha questo torneo compensa anche il fatto che la crisi economica si è fatta anche sentire sul nostro torneo, perché i ragazzi che non giocano già in altre squadre hanno più difficoltà a partecipare. Quindi, però siamo rimasti contenti, ecco, di questo fatto che riavvicina tanti ragazzi, anche tante parrocchie, e questo fatto crea un'amicizia, fa superare tanti ostacoli, anche per i giovani non è facile fare amicizia, conoscersi, ecco, speriamo che questo evento faccia superare queste difficoltà di incontro. E poi ho visto che hanno giocato molto bene, con uno spirito di amicizia, di fraternità, che è necessario rivalorizzare sempre più tra i giovani, e non solo, perché i giovani, devo dire, in questo senso ci danno l'esempio.
Ecco, lo diciamo sempre, forse in questo siamo anche molto ripetitivi, se vogliamo, in questi ultimi anni sempre, si fa sentire sempre la mancanza di aggregazione, di punti di aggregazione, soprattutto per i giovani, ma non solo, anche di unione fra i giovani e i meno giovani. Questo invece è un evento cittadino che ogni anno si conferma come un punto di riferimento da dove magari prendere esempio e spunto per altre iniziative. Sì, davvero questo è uno dei pochi punti di aggregazione per i giovani e siamo contenti di fare questo servizio e speriamo che anche altri punti possano sorgere. I giovani ne hanno bisogno, però vedo che loro si trovano a loro agio, ecco. Non gli fa tanto problema se hanno difficoltà a parcheggiare i motorini, a parte qui c'è anche un ottimo parcheggio, c'è lo spazio per incontrarsi, per fare amicizia e per fare sport. Speriamo davvero che questo anche li avvicini a riscoprire tanti valori che sono legati alla fede e al vivere insieme da buoni amici e da buoni cittadini. Condividere. Sì, sì, condividere, perché il chiudersi è sempre un male, poi abbiamo il giovane ha difficoltà già ad aprirsi, è bene abbia spazi in cui possa trovarsi a suo agio e così aprirsi e creare un'amicizia e una comunione di intenti insieme. E allora noi ringraziamo Don Guido Engels che, precisiamo, una battuta tanto per scherzarci un po', andrà in Brasile ma non per visionare qualche giocatore da portare con la maglia azzurra, no? Da portare a Empoli, giusto? No, andremo invece proprio per incontrare tanti altri giovani, incontrare anche il Papa che verrà a trovarci e riscoprire anche il valore della fede, infatti faremo anche delle missioni tra la gente, avremo un po' di difficoltà con la lingua, per fortuna sono già prenotati dei traduttori e saremo anche accolti dalle famiglie del posto, quindi questo creerà anche una maggiore comunione. Siamo infatti un po' preoccupati che regali gli possiamo portare, perché in aereo il posto è poco, c'è sempre il problema del peso e poi anche conosce le parrocchie, conosce gli ambienti e quello che ci dà una soddisfazione è il brasiliano ha un carattere molto accogliente, molto espansivo. Ringraziamo Don Guido Engels. Grazie. E naturalmente l'appuntamento con il torneo dell'oratorio, con pianetaempoli.it, il torneo dell'oratorio è rimandato al prossimo maggio, al maggio del 2014, con la 24esima edizione. Noi a chiusura finale di tutto ricordiamo che abbiamo seguito praticamente fin dalle primissime battute questa manifestazione e siamo soddisfatti anche della risposta che ci ha dato, anzi vogliamo ringraziare tutti i nostri lettori che hanno partecipato e sulla nostra pagina ufficiale pianetaempoli.it, sia anche su quella di Facebook. Appuntamento dunque con il torneo dell'oratorio di Empoli al 2014.